Questa piccola opera è un bozzetto di una grande pala scomparsa, uno dei tre bozzetti che sono presenti nella Pinacoteca e è arrivata nel mio laboratorio proprio per questa occasione di restauro in previsione della riapertura della Pinacoteca. È stato sottoposto inizialmente a una serie di riprese e di indagini scientifiche che riguardano la superficie pittorica e gli strati sottostanti. Queste indagini sono andate appunto a confrontarsi e hanno verificato la tecnica di conservazione, i materiali usati, che per questo grande artista settecentesco sono sempre molto raffinati, a partire dalle tele in lino molto, molto sottili, molto regolari, a trame fitte, con una preparazione che è il classico bolo veneziano. Per l'infrarosso non si riesce a cogliere il disegno, che invece si coglie spessissimo, molto preciso, molto bello. Noi abbiamo tantissime testimonianze di disegni preparatori di questo pittore, che aveva una maestria eccezionale. Si individuano soprattutto nei blu l'utilizzo sia dei materiali 4-500 come l'azzurrite e il lapislazzuli, che i materiali più innovativi come il blu di Prussia. Questo dipinto è un dipinto che ha subito un intervento di foderatura probabilmente negli anni 50 di sostegno, quindi noi non abbiamo particolari problemi a livello conservativo di tenuta. La direzione lavori ha richiesto una revisione dello stato estetico. Era rimasta probabilmente una pulitura parziale di forme, e quindi andando a mettere delle vernici negli anni 50 sopra a questa pulitura parziale si è formata una lettura disturbata da tanti elementi che adesso pian piano, in seguito a dei test di prova, verranno gradualmente rimossi. Abbiamo un ritorno a queste pennellate fluide nei fondi, ma lievemente a brasi in alcuni punti, e invece abbiamo una bellissima materia, soprattutto nei contorni, nei volti, molto più corposa, molto più materica e vivace, nei colori ricchi di biacca, e dove invece il colore è assolutamente sano e molto molto bello. Nel bozzetto utilizza questa sua grande maestria che ritroviamo nei cartoni, andando a ottenere questi guizzi velocissimi ma col pennello, quindi non abbiamo più disegno. E questo è il bello di questo bozzetto, perché riesce a creare questa vivacità e questa magia proprio nell'andare a scomporre quasi la pennellata e a rendere un disegno che a distanza rende e da vicino invece è assolutamente scomposto.